Sì, buongiorno. Si sbrighi, i visitatori sono già arrivati. La signorina Pierotti ha detto che è inaudito farvi aspettare. Che diamino è? Ah, proprio così ha detto. Che diamino è? Sì, va bene, Antonio, la visita, dica che sto arrivando. Signori, se hanno la compiacenza, se vogliono ascoltarmi, signori, per favore, signori, per cortesia. Diceva? Dica. Volevo dire, se i signori vogliono seguirmi, cominceremo a visitare adesso i teatri di posa e gli studi della nostra TV. Il presidente fondatore cominciò a nutrire interesse per lo spettacolo sin dalla più tenera età. Quale età? Tenera, molto tenera. 2 anni? Diciamo 2 anni. Nel 1970 il presidente edificò questo grande teatro di posa, il più grande esistente in Europa, nucleo degli studi futuri, quando con spirito pionieristico e ottimistica determinazione decise di fondare una televisione alternativa. Alternativa a che? Alternativa, punto. Ecco, è lui stesso che racconta come sin dall'età di 6 anni cominciasse a mettere in scena e ad allestire spettacoli di burattini da lui stesso costruiti. Non mi chieda di che spettacoli si tratta, perché proprio non lo so. E non ho mica. Prego, signori, da questa parte. Come non detto, volevo dire da quest'altra parte, prego. Ecco, attraverso il corridoio delle attrezzerie, dove vengono conservati scene e costumi, si accede direttamente alla palazzina degli uffici, dove sono impiegate circa 250 persone. Anche lei è impiegato? Sì, impiegato male. Perché non si sente realizzato? Mi fanno fare il cicerone. E quando è che finiamo? Dobbiamo visitare ancora tutto il resto. Però, bella noia. Chi lo dice? Mi scusi, mi faccia continuare. Come possono vedere, qui c'è il reparto scenografie, dove si progettano tutte le scenografie delle nostre trasmissioni. Stasera la porto fuori a cena. Con chi? Con me. E perché? Senza perché. Allora no. Prego, e dulcis in fundo, qui inizia il reparto amministrazione della nostra televisione privata. Il cervello, la parte che tocca più da vicino piccoli o grandi azionisti della nostra rete televisiva. La vedremo. Come penserete, lo scorso anno il bilancio si è chiuso con un... Dottor Bonanni? Circa... Sì? Dottor Bonanni? Signorina Pierotti? Senta! Dica. Senta! Bonanni! Senta, Bonanni. Buongiorno, signorina, mi dica. Buongiorno, senta, è libero stasera? Perché? Mi dovrebbe portare a cena. Ma che c'è oggi? Anche lei? Ma no, mi dovrebbe portare a cena la figlia della carta igienica Spatex, ha capito? Ah. Ma non si giri! Ma chi, quella? Bellina, no? Una tale rompiscatole. È la figlia del nostro maggior azionista, Molto Bonanni. Spiritosa, ecco, però, eh? Ecco, sì, sì. Naturalmente lei non è obbligato. Ecco. Comunque, avendo io parlato al presidente di quella sua idea... I ragazzi del 68, sì. Gliene ha parlato? Sì. E lui che ha detto? Una gran boiata, Pierotti, ecco, ha detto. Appunto, comunque, pareva. Io ho insistito. E lui... E lui? E lui fa, se si trova uno sponsor, perché no? E l'abbiamo trovato? Si faccia furbo, Bonanni. Ma sa cosa le metto in mano? Che? 3 miliardi di carta igienica. Ah. Si faccia furbo. Se sa come usarla... Ci vorrebbe un gran... Signorina? Prego. Signorina Spatex? Signorina, ho trovato un perché. Ne ero certa, lo sapevo. Ma? Quindi sarei molto onorato di poterla avere a cena con me stasera. Buonasera, dottor Bonanni. Buonasera, Attilio, come va? Bene, grazie. Dottore, la sua posta. Ah, grazie. Buonasera, ingegnere. Buonasera. Buonasera, ingegnere. Buonasera. Buonasera. Ingegnere, la posta? Grazie. E questi sono gli ossicini che mi aveva chiesto per la vendita. Grazie. Gli ossicini per Cerasella. Prego, ingegnere. A che piano? Al terzo. Io al sesto? Lo so. Sono anni che lei mi inquilino e ancora non lo sa. Mao! Adesso ti preparo da mangiare, eh? Abbi pazienza. Perché i ragazzi del 68? Perché proprio loro? Perché nessuno si è mai chiesto veramente chi erano, che fine abbiano fatto. E questo è il tema centrale della nostra trasmissione. La testimonianza diretta di quelli che possono dire io c'ero, e con me c'erano Mike, Giuliano, Luca e tanti altri della mia generazione. Taxi? Sì, per favore, via Rovani 9. 805-592. Ascoli 10, grazie. Nessuno si è mai chiesto dove abbiano riposto i loro ideali, le loro aspirazioni. Un momento! Ma chi sarà a quest'ora? Il solito scocciatore. Questi si sbagliano sempre.
Il dentista è al piano di sotto. È diventato un ossesso. Mike! Ma che fai qui? Quando sei arrivato? Ma che sei in Italia? Porca miseria, che bella sorpresa! Mike! Che piacere vederti! Vieni, vieni, vecchio mio! Accomodati! Entra, entra! Ma quando sei arrivato? Ah, che bella improvvisata! Come sono contento! È un po' di tempo che non ci si vedeva, Mike? Siediti! Sai che proprio poco fa... Mike, andiamo! Cosa fai lì impalato? Siediti! Mannaggia, ma chi l'avesse detto che capitavi a Milano così all'improvviso? Mike, non ci crederai, ma proprio un minuto fa stavo dicendo al registratore, perché prendevo appunti e ricordavo i tempi di quando stavamo all'università insieme, eh? Bei tempi, eh? Però, ma lo sai che ti trovo bene? Hai proprio una bella cera, eh? Sì, 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 hai ragione, Mike. Anch'io, sai, quando ripenso a quegli anni così belli mi commuovo. Scusa, scusa un attimo. Sì? Il taxi, scendo, grazie. Sembra ieri quando stavamo insieme. Mike, sì, vabbè, adesso esageri. Lo capisco che ti commuove il ricordo di quei tempi, ma... Mike, oh, ma che succede? Mike, ehi, si può sapere che ti è successo? Che c'è? Ehi. Sono un uomo distrutto. Finito. No, dai, Mike, non fare così. Can't take it anymore. No, non ti voglio vedere. Senti, adesso ci beviamo un whisky, eh? Così ti calmi. E mi racconti tutto quanto dall'inizio, d'accordo? Eh? E mi dici che cavolo ti è successo, Mike. Dai, su, bevi un sorso. Andiamo bene. Mi ha lasciato. She left me. Vabbè, ti ha lasciato, ma chi? Marion! Ma ridai, Marion. She shouldn't have done it. Vabbè, ho capito, Marion t'ha lasciato. Tutto qui. Mike, non ti riconosco più, Mario ti ha lasciato, e vabbè. No! Andarsene con tuo bastardo! Calma, ti non pare io la darò, ma io l'ammazzo, no, il cane! Spacco tutto! Anche noi abbiamo una casa bella come questa! E adesso odio tutte le case, i soprammobili, i libri! I hate everything! Mike! Eravamo sposati da sei mesi, six months! E due giorni fa mi manda un biglietto. Sorry, Mike, è finita. Ma io so perché. Jack! Jack? E chi è Jack, Mike? He's a fucking animal, uno che suona la batteria, understand? E vabbè, ma se la suona bene. Non dire cos'è! Intendevo la batteria. Senti, Mike, tu puoi sfasciarmi anche tutta la casa, eh? Che sarebbe un... Ma non è facendo così che fai tornare questa Marion, hai capito? Mike, adesso sei in questo stato, io non ti voglio dire, però nella vita... Quando una donna se ne va, purtroppo se ne va. Non dirmi così! Ricominciamo! No, io no! Calmati, non volevo dire così! Calmati! Mike, hai ragione, non volevo dire così. Anzi, è statisticamente provato che qualche volta qualcuna torna. Tu dici? Sì, qualcuna, qualche volta. A me non mi è mai successo, però, insomma, qualcuna torna. Ma poi, Mike... Me lo dicevi sempre pure tu a me. Ma che cos'è l'amore? È una stronzata. Se una donna ti lascia, ne prendi un'altra. Chiaro? Questa volta è diverso. I love Marion. Ma che love è love? A te ti pare di love? Ma tu non love nessuno. Tu dici così perché è lei che t'ha lasciato a te. Invece le altre volte eri tu che mollavi le altre. Sì? Sì, lo so, c'è il taxi. Grazie, adesso scendo, va bene? Just one time. Mike, ascolta, adesso io ti volevo... Scomparsa. Sì. Va bene, non ti preoccupare, prima o poi la ritroveremo. Io lo so dov'è Arturo, è in tournée in Europa con quel figlio di puttana. D'accordo, ma adesso stai calmo, su. In due giorni, no. Da quando è andata via, ho tentato tre volte di suicidarmi. Cosa? Mike, ma stai scherzando? Oh, mi dici sul serio? Ma che ti sei ammattito, Mike, non ti riconosco più. Per una donna. Yeah. Ma dai, Mike, andiamo. Ma che avrà di speciale questa Marion? Tu non la conosci, Arturo. Marion è... Vabbè, bella. What? Scommetto che è bella. Bellissima. Eccola, lo sapevo. Lo sapevo! Aspetta. What? Ti voglio far vedere una cosa. Guarda un po' qua. Look. Yeah, ma Marion è molto... Sì, è più bella, d'accordo, bellissima. Ma questa, oh, guardala qua, mica ce ne fa aracchia. Beh, per colpa di questa... 6 mesi d'amore e 3 anni di psicanalisi, Mike. Che ancora sto pagando i debiti. Mai mettersi con una bella, Mike. Mai! È meglio una così.
Così, così, di cui non ti innamori. Perché se te lascia, mica puoi dire, ah, così, così come era lei, non era nessuno. Beh, se ti innamori di una bella, sei fregato, Mike. Fregato! Guarda qua. Guarda come ti sei ridotto. No, a me non me ce fregano, sai. Io ho capito. Mike, dove vai? Mike, vieni qua. Che succede? Vado via. Non so dove. Non voglio disturbare. Tu hai tanto da fare. E io, invece... Ma non ne parliamo nemmeno, non voglio sentire queste cose. Tu rimani qua, hai capito? Tu resti qui a casa mia. Ah, scusa la bottiglia. Resti qui a casa mia e riviviamo i vecchi tempi, Mike. Nel giro di una settimana non ti ricorderai più neanche il nome di questa qui. Marion, direi? Marion chi? Ah, sì, Marion, quella stronza. Dammi solo un angolino dove mettermi a dormire. Angolino un corno, Mike. Tu sei il mio migliore amico, la casa è a tua disposizione. Casa mia è anche casa tua. The kitchen, the bedroom, the bathroom, the living room, whisky, cigarettes, Come se fossi a casa tua. Mike, se tu non fai come se fossi a casa tua, guarda che io mi offendo, Yeah. Stai qui tranquillo, io ho una cosa di lavoro. Vado e torno, okay. Va bene? Mike, non ci metterò più di 2 ore. Tu aspettami pure alzato, che poi, quando torno, parliamo di tutto. Però, mi raccomando, Mike, stai tranquillo. Sì, ho capito, c'è il taxi, scendo, grazie. Ok? Ok. Ciao. 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 Addio. Buonasera. Per favore, mi porti in via? Non posso. No, no, ma non cosa posso, fa? Non posso, non posso. E se lo fa... Dove va? Deve pagare. Ah, sì, ha ragione. Quant'è? 47.000. Sì, ecco, tenga il resto. Grazie. Prego. Se minchia svenavo, Ma no, ma no. Taxi, taxi. È libero? Ma cosa libero? Le 3 ore che aspetti. Oh signor, tu sei mille. Bravo! Le interessa quello che sto dicendo? Ah, moltissimo, continui. Che volevano i ragazzi del 68? Volevano fare la rivoluzione, si figuri. E l'avete fatta? Beh, no. Però ci siamo andati vicino. Sa, le rivoluzioni non sono mica bruscolini, dico, insomma. E poi... Ma lei sa di che cosa sto parlando? Più o meno. Io nel 68 avevo 3 anni. 3 anni? Mm-hmm. Oh, mamma mia. Allora vuol dire che mentre io stavo per strada a gridare lotta dura, senza paura, lei stava ancora alle prese con pipì, pupù. Mamma mia, come so vecchio. Poi capirai, mi ha dato pure del lei. Vuoi portarmi a letto? Sì o no? Non ti piaccio? No, anzi, assolutamente no, cioè, assolutamente sì. E allora? È che io non vado mai a letto con le donne che mi piacciono, molto. E perché? E se mi innamoro? Non voglio mica fare la fine di Mike. E chi è Mike? È un mio amico che si è presentato a casa mia questa sera all'improvviso. Devi vedere in che stato è, occhio perso, disperato, distrutto. La moglie lo ha lasciato e da quel momento lui non sa darsi pace. Ha già tentato 3 volte il suicidio. E tu l'hai lasciato solo? Sì. Non risponde. Fanno sempre così. Chi? Staccano sempre il telefono prima di... Accidenti, si è chiuso dentro con la catenella. È in casa, vedi, si è levato le scarpe. Se le levano sempre, prima di... Ridagli e... Mike, rispondi! Sono io! Siamo noi! Mike! Non risponde. Forse non può più rispondere. Presto, vai a chiamare sì, i pompieri. D'accordo. Io cercherò di passare dalla finestra. Fai presto! Sì. Non c'è nessuno.
non c'è nessuno. No. È qui! Venite presto, ragazzi, salite, è qui! Veniamo. Stia fermo, venite, ragazzi! Stia fermo, stia calmo, stia calmo, ragioniamo. Perché un uomo come lei dovrebbe buttarsi di sotto? Perché? Perché? Me lo dica! È perché uno come lei non mi dà una mano! Venga, venga, si appoggia a me, venga, tranquillo, venga, venga, ragazzi, presto! Sì, attento alla persiana. C'è la persiana. Coraggio. C'è la persiana. Venga! E mi faccia passare. Forza, forza. Mi tiene? Sì, sì, la tengo. Venga, su, avanti. Attento. Venga, forza. Senta, ma perché voleva uccidersi? Intanto mettili dentro, poi io lo spiego. Ma perché si voleva uccidere? Ma non sono io che mi voglio ammazzare. È un amico mai. Ma qui non c'è nessuno. Ma come non c'è? Ho visto anche le scarpe. L'ho lasciata a casa io. Mike! Mike! Porca miseria! Lui dice di no, io non ci capisco più niente. Mike! Mike, dove sei? Mike! Mike! No, Mike! Mike, non farlo! No, non farlo! Oh. 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 Arturo, hai bisogno di bathroom? Where's the ice? Non c'è ghiaccio in casa di italiani. Arturo. Che? Mike, perché ti sei chiuso dentro con la catenella? Sai che adesso sono le 7 di sera in Los Angeles? Hm? E a Tokyo che ore so? Questa è l'ora in cui io e Marion, di solito, andavamo in un restaurant a mangiare aragoste. Poi andavamo a ballare. Marion balla benissimo, lo sai? Mike, ma perché ti sei chiuso dentro con la catenella? Lo sai perché Marion mi ha lasciato? Non lo so e non lo voglio sapere. Io voglio solo sapere perché ti sei chiuso dentro con la catenella. Perché io la tradivo. Io sono un porco. I'm a dirty pig. Io l'ho fatta soffrire. Sei un porco perché non mi vuoi dire perché ti sei chiuso dentro con la catenella, Mike. Vuoi sapere perché ho messo la catenella? Eh no. In America tutti fanno così. È un'abitudine. Devo essere ammazzati. Ciao, Mike. Ciao. Mi raccomando, stagli vicino. Ha tanto bisogno di affetto. Lui, eh? Ciao, lascio aperto. Ecco, per colpa sua, come al solito, siamo in ritardo. Mi scusi. Ci stanno già aspettando. Ho avuto una nottataccia. Il presidente voleva parlarle prima di partire, adesso le parlerà strada facendo. Va bene. Coraggio, salga! Ma prima scendo, però. Via! Ma dove va? Ma non di qua, di là! Sì. E si muova! Scusa. Ma è proprio addormentato, eh? Sì, certo, certo. No, la commissione dello spettacolo ce l'aveva assicurato. Che la cosa sarebbe diventata operativa subito. A noi, o ci danno le news, come diciamo noi. Si beccano o si beccano l'effetto boomerang. Va bene. Sì, va bene. Allora, avviso il presidente, noi siamo decollati 50 minuti fa. 42 per l'esattezza, presidente. 42. Ah, sì, ecco. Insomma, saremo lì fra un'oretta, ecco. Sì. Va bene, grazie, sì, grazie. Era in riunione, col sottosegretario al tesoro. Speriamo che passi sta legge, ragazzi, se no. A Roma? Non lo so cosa sono venuto a fare a Roma, Mike. Ma dimmi tu piuttosto, come stai? Triste? Perché? Mike, non dire sciocchezza, per favore. Il presidente la sta aspettando, ma lasci stare! Volevo recuperare il giusto. Questa qui mi è piaciuta. Li volevo per 20 passaggi, di invece li abbiamo dati solo per 10. E questa qui mi è piaciuta ancora di più. Non fermare anche tu. Sì, sì, no. No, Londra, prima ero a Roma, adesso sono a Londra. Che cosa telefono? Sì. Andiamo! Ciao Mike, devo andare!
Parigi! Non lo so che sono venuto a fare a Parigi, Mike. Tu come stai? Stai meglio? Più tranquillo? Sì. Beh, esci, distraiti. Vatti a comprare un giornale. Bonanni! Eh? Sì. Ciao, Mike, devo andare. Bonanni, ciao. Bonanni, ci stanno aspettando. Vengo, sto arrivando. Bonanni, devi fare il giro. Sì, ok. Ancora un po' di caffè? No, grazie, ho fatto il pieno. Signore, siamo nelle tue mani? No, siamo nelle mani del presidente. Sta pilotando lui. Ma va. Venga, è arrivata finalmente la sua ora. Vuole parlarle. Sì. Allora, Bonanni, vogliamo parlare un momentino? Volentieri. Senta, sa che cosa le dico? Di quel suo programma lì? Sì. Non gliene frega niente a nessuno. Ah. Comunque, sa, se abbiamo il nostro tornaconto e... E poi mi pare che sarebbe già lo sponsor, no? Ecco, allora, l'importante è inserirsi bene nel palinsesto. Sì. Trovare la fascia giusta per il mettere. Poi, un occhio al target e uno al budget. Ci studiamo su un bel jingle, eh? Così ci cucchiamo l'audience e glielo mettiamo nel... E non mi viene culo in inglese, presidente, in questo momento. Buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera, dottor. Volevo dire, oggi nel primissimo pomeriggio è venuto Peppino, il fabbro. Ha aggiustato la porta, tutto a posto. Poi, compresa la mangia di sera ai pompieri. Sì. 560.000 lire, dottor. Ah, Tirio, se mi dà una penna gli faccio subito una sigla. Va bene, immediatamente, dottor. Sì. Ecco qua. Buonasera, ingegnere. Buonasera, Tilio. Vedo che vi siete tutto bardato, eh. Minacciava pioggia, ma io furbo. Ma, Attilio, ma che succede in questo palazzo? Dottor Bonanni, dottore. Buonasera, ingegnere. Ma che buonasera, buonasera, esca di lì. Io non lo so, io ma... al sesto, lei? No, da... Io al terzo. Ah, al terzo, sì, lo so. Ma rompe la pazzi. Beh. Grazie, Attilio. Finalmente a casa. Ma che succede? Mike! Aspetta! Ma che succede? Ma che ti prende? Ehi, Mike! It's great! It's just what I need! Mike, mi arrendo! Eh? Ma si può sapere che ti prende, ma, Mike? Niente! Ma che ti salti in mente? Nah. Mike, Mike! Funziona! Funziona sì che funziona! Yeah, it's good! Ma che ti sei impazzito? No. Mi potevi ammazzare! Ma voglio ammazzare loro con questo! Carica! Cavolo, Mike, ti hai ricalmato così bene! Ma che ci hai avuto una ricaduta? Ma tu ammazzi così il tuo migliore amico! It's my business! Li faccio fuori tutti e due, ok? Ah, non con la mia pistola, magari con la tua, d'accordo? Io non ho pistola! Vabbè, vabbè, allora domani usciamo insieme e ne compriamo una. Dammi la pistola, Mike, per favore. E li ammazziamo con quella. Ma chi? Marion e quel gran bastardo! Scusa. Loro ci godono a vedermi soffrire, ma io li faccio fuori tutti e due! Sì, sì, d'accordo. D'accordo, Mike, li ammazziamo, eh? Ma domani. Adesso, Mike, calmati. E dammi la pistola! Dammi la pistola, Mike, per favore! Ok. Ecco. E spiegami cosa cavolo ti è successo, perché non... Cosa credi? Non si può stare un minuto tranquilli con te. La tengo io. Frenati. Mi freno! Ah, ingegnere, è lei. Che succede? Che succede? Lo dico io. Io ho udito dei colpi di pistola. No. Già stavo chiamando i 113. No. E io e il mio amico Mike, per festeggiare, abbiamo stappato una bottiglia di champagne. 3 bottiglie di champagne. Sì, dottor Bonanni, io le ricordo che questo è un condominio serio. Sì, qui si abita gente serena, tranquilla, sì, di bon ton. Sì, sì, certo. Lei si legga la clausola 8 del contratto di affitto. Va bene, ingegnere, buonasera. La clausola 8. Sì, va bene, buonasera. La clausola 8. Hai visto, Mike, che combini? Guarda qua, mi hai distrutto casa, ma si può sapere che succede? Stavo quasi meglio, mi avevi quasi convinto. You almost convinced me. Poi mi hai telefonato. Ci vuoi a fare due passi? Compra il newspaper. Porca puttana, ne imbroccassi mai una. E cosa ho letto sul newspaper? Cosa c'è scritto sul newspaper? E che ne so, l'hai stracciato tutto, Mike. E che c'è scritto su sto newspaper? Che c'è scritto? Guarda qua, guarda.
Napoli trema per Maradona, sarà operato, mistero sul ginocchio del Niño d'Oro. Ma che te frega del ginocchio di Maradona? Guardi, hai sbagliato pagina, look, sono qui, sono arrivati! E vabbè, ma lo sapevi, no? Sei venuto apposta! Io prima ammazzo lui, poi ammazzo lei, poi ammazzo... Basta, Mike, sono finiti, non c'è più nessuno da ammazzare. Damn! Va bene, Mike, basta, non ce la faccio più. Io, Mike, ti voglio aiutare, d'accordo, purché tu ti calmi. Dimmi cosa devo fare, io lo farò. Qualunque cosa. Vai a parlare con Marion. Questo mai, Questo mai, Mike. Questo mai, Mike. Insomma, lei sta con un altro, Mike, hai capito? Un minimo d'orgoglio, Non te vuole più. Mike, questo prima lo capisci, prima te lo metti in testa, meglio è. Prima guarisci. Dai, Mike, su. Io adesso devo andare a dormire perché c'ho un cerchio alla testa. Ho girato mezza Europa con l'aereo, ma mi sembra di averla fatta a piedi, Mike. Io non dormo, io devo dormire, Mike. In questa casa non si dorme più, il sonno è tutto. Io devo dormire, Mike. Fammi dormire, qui non si dorme più. Buon anni! Che? Chi è? Che è successo? Il telefono! Sì? È libero, signorina, prego, no, può anche telefonare. No, sta squillando da mezz'ora, non lo sente? Che passa dormente in studio? Ha lavorato troppo tutto il giorno? No, ho dormito troppo poco tutta la notte. Insomma, risponda! Sì, sì, grazie. Pronto? No, ha visto, ho ragione io, è libero, non c'è nessuno al telefono. Come risponde? Lo metta bene! Sì. Pronto? Il bar? No, non ho ordinato niente io. Lei ha ordinato qualcosa al bar? No, ha ordinato per me, no, per caso? No, non ho ordinato. No, non abbiamo ordinato niente per nessuno. Sì, il dottor Bonanni, prego. Mike Spencer, sì. Mike, che ha fatto? Oh, porca miseria. Sì, sì, ho capito. Sì, ho capito, vengo subito. Se intanto si vuole ordinare qualcosa al bar... Aspetta! I wanna know why you don't wanna drink with me! I'll break your face and if you don't give me the reason! Understand? Mike! Che cosa che nessuno vuole con me? Io non bevo! Mi devi dire che non bevo! Lascialo, Mike, per favore! Dai, lasciami con voi! Sì, lasciami con voi! Dai, lasciami con voi! Io ti preoccupi, ci penso io! Ma se non vuole bere con te... Io chiedo di bere un bicchiere con me! Ha detto che non vuole bere, ma non ce l'ha con te! Mike, se hai finito di sfasciare il locale, io andrei a casa! Andiamo, forza! Siamo partiti via questo cowboy! No, non lo chiami cowboy che si incazza! Ecco, questa è la mia carta di credito, mi mandi violenti! A casa! Violenti! Guarda, Mike, tu cosa sei venuto a fare? Guarda qua. Tutte spaiate. Io vorrei sapere che ci fa con le mie scarpe. Gli entrassero perlomeno. Tutte spaiate, guarda qua. Porca miseria, ma dove sta? Oh! Mike! Ma si può sapere che ci fai con le mie scarpe? Si può sapere che ci fai con le mie scarpe? Mike, cerchiamo di rimanere calmi. Hai per caso visto in giro per la casa l'altro mocassino? Insomma, Mike, ma porca loca, con le mie scarpe! Tu hai detto che devo essere più ordinato e che non devo spegnere sigarette sulla moquette. E allora è meglio che continui a essere disordinato. Ecco. Ma guarda, è meglio che me. Senza bottoni. Ma com'è possibile? Pure questo. Tutte senza bottoni. Qui ce ne ha lasciati due. Mike, ma che fai finta di non vedere? Mike, scusa, che significa? I bottoni, eh? Che fine hanno fatto i bottoni? Non ci sono fish in questa casa. Fish? Che fish? Per giocare a poker ci vogliono fish. Tu non ce l'hai. Perché? Perché io non gioco, va bene? Ecco.
Ma dico porca loca, Mike. Ma ti servivano tutti. Tutti i bottoni di tutte le mie camicie. Eh? Guarda un po'. Per i rilanci. Per i rilanci. Per i rilanci. Roba da pazzi. Almeno dammi una mano, Mike. Visto che stai a rompere con quest'opera, me la farai odiare. It would be a great pleasure. Ecco. Senti un po', ma hai giocato a poker, ma con chi? Alone. Come? Da solo, perché tu mi lasci sempre solo. Mike, tu ti volevi suicidare, ma credo che non farai in tempo, perché prima ti ammazzerò io. Lascia stare, m'ha spillato il polso. Mike, ti volevo dire che la colazione è pronta, nello scaldavivande. Quando vuoi mangiare... Non mangio, voglio morire di fame lentamente. Benissimo, così faccio in tempo a tornare. Senti, Mike, ti vorrei parlare seriamente. Che c'è? Ah. Tò. Grazie. Prego. Mike, dobbiamo prendere una decisione, così non possiamo andare avanti, eh? Se no, diventiamo matti tutti e due. Tu ti devi scuotere, devi reagire, hai capito? Telefona, esci, conosci gente. La vita continua. E vedrai che poi qualcuno per giocare a poker lo trovi anche, capito? Ma porca miseria, Mike! Non rimanere così imbambolato! Fa qualcosa! Reagisci! Signor Presidente? Ah, buon anni! Mi ha mandato a chiamare? Sì, venga, venga. Buongiorno. Buongiorno. Richmond, in Virginia. Paul Richmond, buon anni. Il boom dell'estate. Ah, sì. Un milione di 33 giri venduti. Non ho collegato. Ecco qui. Bene. Non gli facciamo registrare un pezzettino e glielo schiaffiamo nel suo programma. È contento? È proprio quello che ci mancava. Ah, perché? Che ho detto? Che ho fatto? Ci sono 300 pali. 300 milioni uno sull'altro. Esentasse, li vuole neri, li vuole. Ho capito. Glieli consegnerà lei personalmente domani mattina all'aeroporto, assieme al contratto ufficiale. A Richmond, all'aeroporto. 300 milioni. Sì, 300. Tanto il padrone non c'è una. Vedi, lo fai a sera, godi. Questa sera finisci in te, torni dal tuo dormitori. Arturo! Visto? Eh? Ma che? Che è successo, Mike? Ma quante mani c'hai? Sono una piovra, mia. Ho fatto come tu mi hai detto. Vabbè, ma mi pare che hai un po' esagerato, Mike. Come on, hey, sentite, everybody, this is my friend Arturo. Tutto quello che mangiate, che bevete, è tutto offerto da Arturo. Ma lascia perdere, Mike, non gliene frega niente a nessuno. Cosa? E invece gli deve fregare. Ehi, hey, questo è mio amico Arturo. È vero che ti frega? Che mi frega. Hai visto che mi frega? Che ti avevo detto? Voi te, America. Mica siamo venuti qui per giocare, eh. Piacciole, forza. Ok, lavorare. Siamo calmi, questa non è mica una brisca. 50.000. Mike, vacci piano col gioco. Dollars. Dollari? Mike, non ci abbiamo una lira. Relax, man, relax.
Sto vincendo. Non ho mai vinto tanto in vita mia. Non ci riesco a perdere. Che ci vuoi fare, Mike, quando si dice la sfortuna? Comunque, buon divertimento. Ok, io sono servito. Wayne, c'è uno alla porta che ti vuole. Ah, ingegnere, è lei, ha bisogno di qualcosa? Lei ha bisogno di qualcosa. Scusa, ma che padrone di casa sei? Sì. Dov'è che la tieni la coca? Non so, forse nel forno. Ma che parti di merda, ma dammi un tiro, dai, sennò va a cagare. Non so di che cosa stia parlando, veramente. Ma dai, che lo porto quanti giorni, dai. Se si vogliono un gran bene, sono una coppiettina. Dottor Bonanni, basta. La misura è colma. Io le annunzio che a stretto giro di posta lei riceverà l'ingiunzione di sfratto. Questo ecco, è appunto, grazie. I miei rispetti. Si fa per dire. Buonasera. Arturo. Arturo. Wake up, man. Wake up. I have something important to tell you. Oh, you won't believe this, Arturo. You won't believe it. Mike, che c'è? Now listen to me. You won't believe this. It's fantastic. Marion loves me, Arturo. I'm sure, man. She come? Loves me. Come? Marion mi ama, sono sicuro, lei ama me. Ah, mi fa piacere. L'hai rivista? L'hai incontrata? Te l'ha detto lei? No, ma adesso lo so, Arturo, ne sono sicuro. Ah, lo sai. Ah. Mike, ma come fai a saperlo? Che ore sono? Come mai non ha suonato? La sveglia? Mike, la sveglia? Dov'è la sveglia? It's gone, Arturo, l'ho persa. Te l'ho detto, per questo sono sicuro che mi ama. Ho perso tutto quanto. Come tutto quanto? Fortunato in amore non gioca a carte, sono felice di aver perso tutto. Anche il letto? Anche quello, fino alle 3 ho continuato a vincere. Poi un fall contro una scala. Io rilancio tutto. E mi gioco il televisore, lo stereo, e li perdo. I vestiti e le scarpe l'ho perso alle 3:30, te ne rendi conto? A pair of kings, a pair of queens. Poi verso le 4, una scala. Contro un colore servito, ti rendi conto? At 4:30, a full of aces and queens. E tu che avresti fatto? Io ho giocato al buffet contro un poker di 8. But I just keep going. Dico una mano con una coppia d'assi. But in the next one I try bluffing and I lose. Verso le 5 sento che mi ricomincia a girare bene e attacco con la specchiera. Mi fregano una coppia di assi. Potevo mollare così, no? Dico, sarebbe stato un suicidio. Così alle 5:30 ho una scala servita. Perdo i quadri contro un full di assi. Allora mi arrabbio. Gioco il comò con un 3-10 e mi trovo davanti 3 regine. Su, su, Arturo. T'ho chiesto se potevo perderli. Tu dormivi? Ho detto, Arturo, mi puoi prestare questi? Sì. E io che ho risposto, Mike? Sì? Ah, sì. Arturo, che non ti senti bene, eh? Vuoi un bicchiere d'acqua? Sì, grazie, un bicchiere d'acqua mi farebbe bene, Mike. Non ci sono più i bicchieri. Ho perso pure quelli. Ma che bicchieri ti sei perso? Scido, Mike. Sì. Lasciami, Mike, lasciami, per favore. $100 milioni. Col Richmond stamattina li dovevo consegnare. Sono rovinato. $300 milioni. Ehi, Arturo, mi spiace. Non credevo te la prendessi così. It's easy. Non c'è problema. Sistemeremo tutto. Vedrai. Mike, per favore. Vaffanculo. Uè, ma che mi ingagnetli? Cosa lei che riguarda? Ma che vuoi? Troppo basso. Troppo alto. Tentate la fortuna. Basta, papà, che t'ha meno di bali con sto organì. Tentate la fortuna. Tentate la fortuna, signore. Quando è l'estrazione? Fra 3 mesi. Troppo tardi.
pugni. Cosa c'è, Presidente? Ci sarebbe la posta del telespettatore. Sì. Antonietta Calligaris da Gorgonzola. Oh, madonna, ma ancora quella lì? Ma che cosa vuole adesso? Dice che state in viaggio per una settimana. Dice se le rimandiamo in onda la puntata da 181 a 186 del missionario delle Isole Vergini. No, perché non riesce a seguire il filo del racconto. Cioè, lei non riesce a capire se Mary è veramente la figlia del prete o se, come diceva la terza puntata... Ma siamo diventati matti. Allora ci dica quella lì che TV privata vuol dire privata di me, non privata di lei. Uè, Bonanni, ma che cosa fa? Uè, sono due giorni che la cerco e mi sembra uscito da uno schiacciasassi. Signor Presidente, quello che sto per dirle le sembrerà molto strano. Nella vita alle volte... per cui io non... Signor Presidente, io ho un amico. Sì, e allora? Al quale io voglio molto bene, no? Perché lui è innamorato. Allora io a casa, insomma, lui ha detto che... Signor Presidente, lei è mai stato innamorato? Io? Sì, ma perché, scusi? Ma... No, perché siccome io gli voglio bene, allora lui no, ha fatto... No, Bonanni, guardi. Senta, Bonanni. Ognuno privatamente le sue cosette se le gestisce da solo, vero? Sì. Io non ho niente contro quelli lì, contro i gay, insomma, lì. Gay? Quali gay? Ma sì, insomma, i Kriolegger, come vi chiamate tra no, di voi, non lo so scusi, io. Signor Presidente. Basta che non me lo venga a dire a me, eh? Perché guardi, ho già tanti di quei problemi. Bonanni, sì. Da lei non me lo sarei mai aspettato. Illusione. Forse non ci siamo spiegati o non ho capito io. C'è un equivoco, signor Presidente! Signor Presidente! Signorina Pierotti! Guardi che c'è un equivoco! Io intendevo dire... Ma quello è Richard! E chi ci fa qua? Se non lo sa lei che... Se non lo sa lei che ci ha dato 300 milioni uno sull'altro, chi lo dovrebbe sapere? Poi ma dove l'ha messa la testa lei oggi? Milioni. Uno sull'altro. Ma veramente io... lavorando. Veramente io... Coraggio. Non mi so spiegare la sua presenza. Lei ha bisogno di riposo. Ma che succede? Arturo, finalmente sei tornato. Come on in, entra. Ah, Mike. Stavo in pensiero, sono felice che sei qui. Sono qui? Non lo so. Visto che sorpresa, non sono più sicuro di niente, Mike. Relax. Perché questa è casa mia? Sì, siediti. Sì, sul tavolino. Hop, 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 hop. Oh, non è un tavolino, è una sedia. Oh. Ok, Arturo, sei sparito per due giorni. What happened? No, questa è la mia domanda. Che è successo? Che hai fatto, Mike? Non capisco perché... No, niente è successo, niente è successo, Arturo. Eri così seccato quando avevo perso i tuoi mobili che sono uscito e ho ricomprato tutto nuovo. Linea Future Home. Fantastic, isn't it? Sì, sì, è bello, è bellissimo, è tutto... Ma io rivoglio i miei mobili, Mike. Io rivoglio le mie cose, rivoglio tutto come prima, hai capito? E poi, quanto mi costa st'incubo? Niente, ho pagato tutto io, ok? Io non capisco, continuo a non capire. Con quali soldi? Con i miei soldi. Con i tuoi soldi? Yeah, ho telefonato alla mia banca. La tua banca? Ho pagato Paul Richmond. Anche Paul Richmond. Perché continui a ripetere quello che dico? Perché continui a ripetere quello che dici? Paul è un grande amico mio, lo sapevi? No, non lo sapevo. Yeah, ha fatto una special con Marion per l'NBC. L'ho chiamato, gli ho fatto un assegno e lui mi ha detto che this morning sarebbe venuto alla TVO per la registrazione. Tutto ok. Capito, Mike. Ma tutti sti soldi chi te li ha dati? Già ti ho detto, sono soldi miei. Ma allora vuol dire che tu sei ricco. Ricco vero? Yeah, ricco. Noi Spencer siamo banchieri da tre generazioni. Allora vuol dire che quando da studente andavamo a fare la spesa proletaria nei supermercati, tu facevi tutta una... Multinazionale di mio padre. Ah, rubavi a te stesso. Mm-hmm. Ah, ma porca loca, Mike, e perché non l'hai mai detto prima che eri ricco, eh? Ah, come on, Arturo, allora era vergogna essere ricchi, come oggi essere poveri. Se ti dicevano, saremmo mai diventati amici. Amici? Yeah. Amici in par de ciufoli. Il banchiere che fa la rivoluzione. M'hai preso in giro per una vita, Mike. Arturo, io posso spiegarti? Ah, zitto, zitto, non parlare giù da verme schifoso traditore.
Sei venuto qui... Fanculo sta tenda. E sei venuto qui a piangere per Mario. E mi hai scasinato la casa, mi hai incasinato la vita. Mi hai fatto avere anche lo sfratto. Si riletta la clausola 8. Hai capito? E Michela? Michela? E Michela? E chi è Michela? Sì, Michela, la ragazza che stava con me la sera che sei venuto, che ti sei chiuso dentro con la catenella, che io, cretino, mi credevo che ti stavi per ammazzare, invece ti stavi facendo il bagno con i miei, sai? Ah, quella ragazza si chiama Michela. Sì, Michela. Cosa c'entra Michela con questo? C'entra, Michela, c'entra. Perché mentre tu piangevi per Marion, piangendo, te la sei portata a letto, Michela. Hai capito? No, guarda un momento. È lei che ha portato a letto me, ok? Sì. Ah, sì? Yeah. Ma va! Yeah! Sentilo! Sì. Io ero solo, Arturo. Ero solo e disperato e avevo bisogno d'affetto. E alla fine ho ceduto. Ehi, cosa fai? Mike, il tuo bagaglio. What? Sì. Mike, ti informo ufficialmente che da questo momento mi sono rotto i coglioni. Do you know? Cosa? Riprendi i tuoi effetti personali e tornatene a Ma cosa stai parlando? Vai! Quella è la porta. Ehi! Vai! Vai! Vai a piangere, a scopare e a disperarti e a sfasciare la casa di qualcun altro! Non ne posso più! Arturo, ma cosa ti succede? Non capisco! Addio, Mike! Oddio, che ho fatto? Ah, il temporale. Mao! Mao! Ah, Mao, puoi scendere! Il campo è libero! Allora, Mao. Che cosa vogliamo mangiare per cena? Che ci frega di Mike? Stiamo tanto bene io e te da soli. Dunque, che vuoi? Lasagne, hamburger o cannelloni? Tanto, c'hanno tutti lo stesso sapore. Però un ombrello glielo potevamo anche prestare. Dunque, lasagne, tempo di cottura, 1 minuto e 12 secondi. Però piove forte, eh? Un taxi, dici? E quando lo trova con questo tempo? Cerchiamo di essere umani. Mike! 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 Mike, forza, torna a casa! Forza! Dai, Mike! Dai, Mike, ho portato l'ombrello. E che fai? L'ho offeso. Mi dispiace, non volevo. Ma anche tu te ne esci con certe notizie. Dai, vieni a casa che piove. Ti prendi una polmonite. Ma non senti come piove? Dai, Mike, prendi l'ombrello, dai. Andiamo, Mike, vieni a casa. Ma ti ho chiesto scusa, cosa cavolo devo fare di più, mannaggia. Dai, vieni a casa. Ok, vado a casa. Ah, meno male. Ma una condition. Tutto quello che vuoi, Mike. Parla Marion da parte mia. Ok? Ok, hai vinto. Arturo! Home, Arturo! Andiamo a casa! Come on! A casa! Sì, andiamo a casa così! Come on, yeah! Vai, Mike! Capisci? And
dove non sono ammessi i cacciatori di autore. Durante le prove niente. Permesso? Permesso? È permesso? C'è nessuno? Talking to you. Marion, I want to know what's happening here. Answer me. Marion! Look, I don't know what you're getting upset about, Jack, but you've no right, you've no reason to come in here and get angry like this. And these? Ever since we've been here, you've been getting flowers, eh? Eh? Who's sending these flowers? Did they get here alone? Look, look, and tonight you'll know who I am. Who is it? I want to know. I don't know. Anyway, it's none of your business, all right? It's my business. No, it's my business too, honey. Don't play around with me. I just want to know, who sent you these flowers? You're not going to get away with it that easy. Where's the man? Tell me. All right. Where is he? Yes. Yes, Jack. Yes, I confess. I have a lover. He's hiding there behind the screen. What? Behind the screen? You got to be kidding me. Let me see. No, mi lasci spiegare. È un caso. È un puro caso. Sì, sono sicuro. Mary non gli frega niente di Jack, vero? Sì, l'ho sentita, Mike, l'ho sentita con le mie orecchie. Ha detto. Cosa gli ha detto, eh? Ma gli ha detto con quale diritto. Con quale diritto? Poi, cosa pretendi da me, per quale motivo. And him? A un certo punto lui ha preso e mi ha dato un cazzotto. Perché? Non aveva di questo sono sicuro. Ma Mike, ma che è? Un terzo grado? Sì, lo so, scusa, ti sto rompendo le balle, ma sono felice, I'm happy. Sì, sì. A me non importa niente. No, Mike, non mi scuotere, per favore, mi fa male la testa. Non mi scuotere, Mike. Scusami, I'm sorry, io non mi sono ricordato, ma sono felice. Sì, questo già l'hai detto. Ma scusami. Hai detto anche questo, Mike. Tu non sei felice? Io un po' meno. Ma ti rendi conto? Ti rendi conto? No, Mike, no, mi fa male la testa. Scusami, Arturo, me ne vado, ok? Sì. Ti posso lasciare 5 minuti, eh? Sì, sì, anche di più, Mike. Vai. Ehi, no, dico, ma l'hai vista, Arturo? Non è meravigliosa? Isn't she? Non è... Eh? Ed è mia, Arturo. She's mine. Ciao. Mike, ti sei dimenticato le chiavi come al solito, eh? Vengo. Mi fa male la testa. Quello mi ha centrato il volto in pieno. Oh, I'm sorry. No, oh, niente. I'm sorry.
Poor... Niente. Andrea. Niente. Ormai mi ci sto abituando. Devo fare in fretta perché ho visto che Mike va via e devo parlare con te. Con me? Sì, con te. Vieni. Siediti, please. Sì, grazie. Sì, sto un attimo. Poi vado via subito. Non vorrei disturbare. Ho trovato il tuo address nel fiorale. Ah, sì? Sai che ogni sera Mike mi manda le fiori, da quando sono arrivata. E mi fai telefonate, telefonami. Anonime. Anonime, I'm sorry. My Italian's not very good. No, tuo italiano perfetto. Mia nonna è italiana. Tua nonna perfetta. Sei gentile. Ma io, sì... Tu, perfetta. Thank you. Tu sei il migliore amico di Mike, vero? Sì, Mike è molto mio amico. È il mio migliore amico, forse l'unico. Vuol dire a lui di smettere queste cose con fiori, con telefonate. Lui non capisce che è tutto finito. I mean, it's really finished. Ah. Non può fare più niente. Sì, ma tu lo devi capire perché Marion, lui ti ama ancora. No, non credo. Non credo proprio. No, lui si ama da lui stesso, capisci? È solo una questione di orgoglio. Orgoglio. È brutto quando uno si ama e l'altro no. Ideale sì. Si innamora e si smette di amare in contempo, in contempo... Col tempo lo dirai, non avere fretta. What's the word? Contemporaneamente. Ah già, contemporaneamente. E se non succede così, si soffrige molto. È per questo che io non mi voglio più innamorare, perché non voglio più soffriggere. Tu sei soffritto per amore, sì? Sì, una volta. Ma non mi voglio far più pregare. Fregare. È meglio si vada. Non voglio che lui torni qui e mi cerchi qui. E mi trova. I'm really sorry about last night, Andrea. Si friggi molto per il naso? È un po'. Allora dici a Mike? Sì, che mi hai baciato sul naso. No, to leave me alone. Lasciami tranquilla. Che io ho il mio lavoro, la mia vita. È meglio se trovo anche lui, così. Tiene la testa occupata e non pensa più a me, capisci? You'll tell him then? Sì. Thanks, Andrea. Prego. Io vado allora. Ciao. Ciao. Play. No, guys, that's not it. Come on, you're all wrong. It's D-E-D-E-D-G, okay? Hey, you have a glass of wine? You want drinks? All you have to do is say so. Come on, I'll get them. Come on, let's go. So hurry already. Yeah, I'll go get the drinks. You keep on playing. Go on, that's it. Everyone try. Okay. From the top, huh? Here we go. Arturo, come on! Mike. Ciao. Ciao. Ho trovato questi amici, grandi musicisti. Sto scrivendo una canzone per Mary. Bene. Hey, guys, this is Arturo. This is Arturo. Ti stavo dicendo che sto scrivendo una canzone per Mary. Sarà la più bella canzone d'amore che sia mai stata scritta. La riconquisterò così. Con una canzone? Yeah. Sono favolosi, Arturo. Hanno lavorato con Michael Jackson, Diana Ross e adesso con me. Ah, salve. È un po' meno bravo, però pago meglio. È vero, sai, Arturo? Sta scrivendo una canzone bellissima. Buonanotte. Arturo, metti i tappi nelle orecchie, noi lavoriamo tutta la notte. Va bene, ok. Buon lavoro, ragazzi. Ok, grazie. Ready? Ciao. Just a minute. Ehi, hey, Arturo, ma non hai niente da dirmi? Meglio di no, Mike. C'è gente. Ma guarda, ho ricomprato i tuoi stessi mobili, tutto preciso, come prima. Già, è vero. Grazie, Mike, sei stato molto gentile. Come hai fatto non lo so. Solo gli americani gli riescono queste cose. Che tipo? One, two, three, four.
L'occhio di bue, proviamo l'occhio di bue. Ok, va bene. Guarda, va bene così? Sì. Sposta un po' più a destra. Così. Vediamo se mai cambiamo, Sì. Vai con la musica in testa. Ma che cosa c'entra la pelle nera? Voglio sapere c'entra, che cosa c'entra. Ma che cosa c'entra la pelle nera? Ma allora non la usavano, usavano gli Eskimo, non è vero, Bonanni? Sì, certo. Il look del guerrigliero fa datato ormai. Se per esempio Che Guevara, che era una personcina di gusto squisita, vero, oggi fosse vivo, Dio ci guardi, porterebbe il suo bravo giubbotto di pelle nera da duro alla nazi. Dico bene, Bonanni? Sì, certo. Basta, basta, me ne vado, è pazzesco la pelle nera! Su, ragazzi, è tardi, andiamo, tutti a posto, su, su! Ma perché tutti ammucchiati così? Gli Ocimin di qua e i Fidel di là, avanti! E tu chi sei? Fidel Castro o Ocimin? Tutti e due! Io posso fare tutti e due! Piero, per favore, portatelo via! Ma sì, abbiamo Ocimin di qua! No, così non si va avanti! Mi rifiuto, capito? Mi rifiuto! Dico, Bonanni, lei è responsabile del programma, per lei va tutto bene? Sì, certo! Guardi anche lei, una Molotov rossa con le paillettes! Ma dico, è roba da Rete Blu, da varietà di infimo ordine, e per lei va tutto bene! Sì, certo! Sì, ma insomma, Bonanni, non dica sempre sì, certo! Si assume le sue responsabilità, scusi! Bonanni! Sì, certo! Io me ne vado. Anch'io. Bonanni? Sì. Ma che cosa fa? Va via sul serio? Sì, certo. Oh. Ah, Arturo, proprio te cercavo. Devo assolutamente parlarti. Puoi venire un attimo con me? Sì, certo. Arturo? Sì, un caffè per me, grazie. Io non so come dirti che è una cosa... Dimmi. È una cosa delicata. Credo proprio di essermi innamorata di Mike. Ma sai, lui non mi dà retta. Beh... Allora pensavo, visto che tu lo conosci bene, se potevi parlargliene. Parlagli tu, scusa, è più semplice. Tu vai là e gli dici direttamente... Arturo? Arturo? Io devo parlare con una persona. Ehi, Arturo, ma dove vai? Marion? Marion! Non ce la farò mai. Io ti amo. Ce l'ha con me? No, a lei, scusi. Andrea! Sì? Ciao! Ciao! Buongiorno. Mi fa piacere che ti sei ricordato il mio nome. Ho piacere. Certo! Perché non devo ricordare? Non ti chiamo Andrea? Sì, da questo momento sì. Mike, he's all right? Lui sta bene. Ah, good. Grazie. Good. Beh, mi ha fatto piacere. Sono contento di averti. Allora, io vado. Passavo qui per caso, no? Allora... It was nice to see you again. Anche a me. Io... Marion, io... Io vado. Devo andare. Ci vediamo, Andrea. Sì. Ciao. Ciao. Bye. Ciao. Marion, scusa, volevo dirti, qui da noi in Italia, quando due persone si incontrano, si usa dire più per una forma di formalità, se, insomma, posso offrirti una tazza di caffè? Sì, grazie. Magari piano, eh? Già, certo. Non vuole legarmi con nessuno. Sai, hai paura di innamorarmi? Ho paura di innamorarmi. Di nuovo, dopo tutto quello che è successo con Mike. Non lo so. I feel so... Mi sento così...
così. Anch'io mi sento così. È brutto per una donna, capisci? E va bene, ma anche per un uomo non è mica... I don't love Mike anymore. Non l'amo più. Durante la luna di maiale, sai cosa io... Luna di miele? Maiale, mele. I'm sorry. No, niente. Durante la luna di mele... Ma miele? Sai cosa io ho scopato? Molto. Ho scopato Mike. Beh, questo è normale. Ho scopato Mike con un'altra ragazza. No, you don't understand. No, io ho visto Mike in letto con un'altra ragazza, con una ragazza brasiliana. Ah, volevi dire che hai scoperto Mike. Tu non hai scopato. Ah. Stavo spiegando che lei non ha scopato, ma ha scoperto. No, signora, la tazza è di un altro bar. Non è vostra. Vuoto a rendere. Scoperto. Va bene, I'm sorry. Scoperto. E poi è successo un'altra volta. 2 settimane dopo stavi in letto con una ragazza svedese. E io ho detto, basta. E poi lui si arrabbia e dice a me, brutta mingiotta. Mignotta? No, lui voglio dire che lui probabilmente ti avrà detto brutta mignotta. Scusa. So now it's like this. Mike mi vuole perché l'ho lasciato. Jack mi vuole perché non riesce ad avermi. Ma nessuno mi vuole perché io sono io. Sono Marion. Io ti vorrei. What? Io ti vorrei aiutare, se posso. Grazie, Andrea. Sei un vero amico. Io veramente mi chiamo Arturo, ma se ti va bene, Andrea, like io per me... It's like you're for a brother for me. Sei come un fratello. Oh gosh, look how late it is. Yo, I have to go, scusa. Vai, peccato. Chiama la Senta allora e ci andiamo. Chi? Lei, la Senta. Ah, la cameriera. Perché non si chiama Senta? Qui in Italia tutto dicono... Senta! Senta! Sì? Vedi? Il conto, per favore. Sai, mi piace parlare con te, perché sai ascoltare una donna. Posso chiamarti quando voglio? Fai conto che sto già davanti al telefono. Marion. Grazie. Ciao. Ci vediamo. Ciao. 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 Andrea. Io ho già telefonato. Però io non c'ero. No, a teatro. Per dire che non vado. Thank you.
No, it was fine at the beginning. Ma è sempre bello all'inizio, sì. Sai. Penso che Mike mi scriveva poesie di amore all'inizio. Lo so, quello è un errore che commettono tutti, sai. Ma pure tu hai fatto poesia? No, in italiano non sono mai stato molto bravo. Io sono sempre stato un po' meglio, diciamo, in matematica. Ah, con i numeri. Ma sai, a una ragazza non gli puoi mica dedicare un'equazione. Oh, well, sure, why not? No. Maybe it's not so romantic, sì, huh? Meno, però meno sarà romantica. Sarà senz'altro più originale. Dai, dimmi qualcuno, l'ultimo che hai... Che ho? Che hai numerato? Ah! Oh. Insomma, do i numeri. Sì, sì. Tanto io... Ma sì. Siamo là. Dico l'ultima. Mm-hmm. Allora, X sta a Y come 13 sta a 26. Great, a me mi piace. È bellissimo, molto carino. Continua. 13 elevato all'ennesima potenza su radice cubica di 64. Bello, sei bravissima. Dai, un'altra. Una con più incognita allora, 626,42, periodico misto. Ma dove vai? È inutile che sale. Non c'è più gradini. Sono sempre più alto io. Call me tomorrow? Mi chiamo domani? Sì, ti chiamo. Va bene. Ti chiamo stasera. Chiamami stasera allora. Ok. Ciao. Allora ti chiamo più tardi. Ok. Anzi, ciao. Prima. Vai, Arturo. Ciao. Arturo. Finally, I was preoccupato. E perché? Ma lo sai che ore sono. È tardi. Sono 3 ore che ti aspetto. Cosa hai fatto? What happened? È successo che sono andato da Coso, lì c'era Coso e... Ma che vuoi, Mike? Mm? Ma si può sapere? Ma che c'ho la suocera in casa, Mike? Io entro e esco da casa mia quando mi pare e piace. Se ti sta bene così, se no... Sta calmo, take it easy. Era solo per sapere... No, è solo per impicciarti degli affari. Ok. Ci vengo, però sul ristorante garantisco. È un posticino molto tranquillo. That's good, I'm starving. Prima non era così qui. Perché non andiamo a un posto più tranquillo? È bello qui. Sembra Los Angeles. E invece è Los Milanos. Oh.
Arturo, perché non andiamo a un posto più tranquillo? Più tranquillo di questo? Ah, di più. Succedeva una cosa così, così... Così? Così. Per l'esattezza, dalle 18:30 del 22 giugno del 1973. Così tanto? Come no, anche l'ora mi ricordo. Come mai ti ricordi così bene? Tu sai che io per i numeri... Dove vai? Facciamo un break. 5 minutes for a cup of coffee? Due spaghetti, forse. Ok. E voilà, spaghetti per due. Bene. Sai che le prime volte che ho fatto non so se sono venuti bene. Comunque, tell me if you like it. Buoni. I hope so. Ketchup? No, grazie. Preferisco in bianco, è meglio, sollessi. Come sono, buoni? Buoni. Forse un po' crudi, ma buoni. Bugiardo, sono terribile. Oh, mi dispiace, guarda. Ma perché dici così? Volevo farti uno spaghetti proprio buono, proprio all'italiano. Vuoi però, sai, sì. Farti spaghetti al dente, eh? You say like this? Sì, sì, così. Poi, quando imparò, sì. Ti farti spaghetti tutti i giorni. No, tutti i giorni no. Se muovi bene non lo fare, ma ogni tanto se ti scappa un minestrone, eh? Che dici? Arturo, finalmente, sei stato fuori tutta la notte, ma si può sapere cosa hai fatto? Zitto, Mike, ho dei dolori di stomaco terribili, devo aver mangiato qualcosa che mi ha fatto male. Ma ti pare non questo mi dire il modo niente, di... Mike, non mi dire niente. Giuda, Caino, traditore. Il coraggio di andare di là e confessargli tutto non ce l'hai, eh? Sì, invece ce l'ho. Io sono sempre stato padrone e responsabile delle mie azioni. Marta, you okay? Come stai? Bene, grazie, benissimo. Ho vomitato. Io non ho sentito niente. Sono l'unico che riesce a farlo silenziosamente. Se hai bisogno di qualcosa, chiamami, ok? Ok. Allora forza. Sì, adesso vado di là e glielo dico. Mike, ti devo parlare. Eccolo, è questo. È questo che stavo cercando da due giorni. Bravo, senti, listen. Oh man, this is gonna be beautiful. Do you hear? It's good. Scusa, cosa stavi dicendo? Beh, Mike, ormai niente, lascia perdere. Why, isn't it beautiful? No, no, la canzone va bene, è bellissima. E poi penso che a Marion piacerà moltissimo, è giusta per lei. È il tipo di canzone che canta lei, è adattissima. La rivista? No, no, e perché? No, e perché? Già, tu mi avresti detto questo, eh? Certo. Ehi, wow. Che? Hey, this is a capello. Ah, è mio. Sì, da un po' di tempo li perdo. Perdi i capelli rossi e lunghi? Ogni tanto ne cresce uno rosso. Marion ha i capelli rossi e lunghi, you know that? Ah, sì? Ah, non c'è... Andiamo, bello, io la conosco, eh? Come on, Arturo, dimmelo, no, su. No, non la conosci, Non la conosci, è una nuova segretaria del nuovo dirigente. Quando Marion sentirà questa canzone, mi pregherà in ginocchio di tornare da lei. Sì. Devo dire che è l'unica cosa da fare. Dottor Bonanni, mi deve avvisare questa richiesta per il suo programma. Ah, sì. Ecco, facciamo anche una cosina veloce. Ah, una penna, per favore? Sì, ho la mia birra. Ah, bene. Ci vado e lo metto di fronte alla cruda realtà. Sì, adesso ci vado e gli dico come stanno le cose.
Bonanni. Mike! Accidenti, sta catenella. Mike, vieni ad aprire. Ti avevo detto di non metterla la catenella. Cosa fai qui a quest'ora? Mike, ti devo parlare. Anche tu, eh? Entra. Come sarebbe anch'io? Ma che succede? Tu non indovineresti mai chi c'è qui. Ma Mike, digli che se mi mette un dito addosso io stavolta glielo mozzico. Ma no, Arturo, non mette niente addosso a nessuno. Guarda in che stato è. Ciao. E allora, a che dobbiamo il piacere della visita? Marion. Marion? Voglio sì, Jack ha scoperto che Marion ha un uomo. Lui credeva che fossi io, ma non sono io. C'è un bastardo che l'ha soffiata a me e a lui contemporaneamente. That's why she wouldn't listen to me. There's another bastard. Chi sarà? Lo sapremo presto. Jack ha scoperto che Marion ha preso in affitto un appartamento in un residence. That's it! That's where they're meeting! Her and his fucking bastard! No, il tavolino! Hey, l'ho caricato bene, eh? Come on, let's go, Jack. Ma il tavolino. Don't worry per i danni, pago tutto. Ciao. Io. A presto. Arturo, tu vieni? No, io non vengo, Mike, grazie. Preferisco rimanere qui a casa, tanto da fare. Ok. Molto lavoro da sbrigare, non vi preoccupate. Andate, divertitevi. Andate pure liberamente. Liberamente, io c'ho da fare, devo anche riarrotolare il nastro. È un vero peccato. Ti perdi un grande show. Casomai poi mi racconti, Mike, eh? Ciao. Questo è polvere. È la quarta volta che gliel'ho. Stavo dicendo che questo è polvere. Ma insomma, chi abiti in questo palazzo? Attilio! Non lo so, ingegnere. Qui c'è gente che ancora non ho capito. Sera. Buonasera. La chiave è sì, sopra. Grazie. Arturo, accendi il sonoro. Aspetta, adesso accendo. Allora? Arrivano. But what are you saying? Who's coming? What is it? Mike e Jack, stanno arrivando. Jack ha scoperto che abiti qui e che hai un amante. Bene. Come a bene? Se mi trovano qui, mi fanno a pezzi. E poi Mike. No, nega tutto, Mario. Nega su tutta la linea. Anzi, trovami un posto sicuro dove andare a nascondermi. Il bagno no, perché il primo posto dove vanno a cercare l'armadio è il secondo. Ma tu hai paura di loro? No, cioè sì. Se quelli mi trovano qui, mi fanno a pezzi. Mi fanno. E poi Mike, soprattutto. Arturo, Mike. Look, cosa vuoi che puoi succedere? Siamo gente civile, modernista. Si dice sempre così. Ah, just a second. Dove vai? Lo so che siamo civili e modernisti, ma Jack non lo sa. Lui è rimasto all'età della pietra, quello è uno scimmione. Quello piglia e mena. E bisognerebbe anche avvisarglielo che siamo civili e modernisti. Arturo, guarda, stavo facendo un prove di cottura per te. Di cottura? Spaghetti, eh? Sono capitato proprio a fasciolo. Scusa, amore, è una cosa che si dice da noi. Assaggia e dimmi sì, com'è. Grazie, amore. Senti, glielo dici tu a Jack che io ho altri organi a disposizione da colpire, come orecchie, mento, denti. Ecco, puoi darmi un cazzotto sulle gengive, ma il naso? No. Vuoi smettere? Prima o poi devono sapere, no? Che io amo te. Anch'io. Amore, io ti amo, ma non possiamo tenere questo nascosto per tutta la vita, Ah, sì? Sei sicura? Sì. Perché io invece pensavo che sarebbe molto romantico. Un segreto tutto nostro, non diciamo niente a nessuno, Mangia, amore. Adesso ho capito come si passa. Sì, ma... Questa volta ho levato spaghetti prima che l'acqua bolle.
Ho fatto poche cose come piace a te, eh? Un po' troppo. Buono. Mastica, eh? L'ultimo pasto del condannato. Sono buoni? Merimbomba. Buonissimi. Scrocchiarelli. Mario! Ah, eccoli. Arrivano. Ok, stai seduto. Stai lì e mangio con differenza. Sì, mangio con differenza. We're gonna surprise them now. Okay, here we are. Huh? Come in. We'll talk later. Where's the bastard? Where did you hide him? I'm gonna break him into little pieces. You? Hello. E chi non muore si rivede. Arturo, cosa diavolo ci fai Mike, qui? Mike, calmati. Posso spiegare? Siamo fra persone moderne e civiliste, come dice Marion. Parliamone. Ma che l'hai avvertita? No. Chi stai cercando di proteggere, eh? Nessuno. Let's look for the bastard. Ma non c'è nessuno, Mike. Dove vai a cercare? Si nascondono nell'armadio. Non c'è. Allora nell'armadio. Hai visto, mi sono sbagliato. L'armadio è il primo posto, il bagno è il secondo. Ehi, amico. Ma chi sta parlando? Non capisco. Non c'è nessuno. L'hai fatto andare via. Oh, look, I've had enough. Go on and tell him, Arturo. Tell him. Tell him. Sì. Mike, listen to me. I'm in love with Arturo. I love Arturo. Gliel'hai detto tu. Te l'ha detto lei, ma... Ma posso testimoniare? È vero. Il bastardo che tu cerchi sono io. You bullshit! Quando io ho trovato te con Marion, tu non eri suo amante. Beh. And now, you amante? E adesso io sono, eh? Ma guarda questo. No, scusa, Mike, no, è perché dico... Ask him when did it happen. Shut up. Ma cosa... No, you ma cosa dici? He's trying to protect Marion and her lover. That's per enough. Per no, no, I'm the one who's getting hurt. I'm gonna break his face. Shut up. No, Mike, non fare così. Parliamone con calma. Non ti preoccupare, Marion, eh? Adesso ci penso io, ci parlo io, tengo in pugno la situazione. Mike... Ti ringrazio per avermi difeso, perché era anche diventato un po' offensivo, insomma. Però... Traditore. Sì. Mike, cerchiamo di essere ragionieri, eh? Giuda. Esatto. Anzi, Maramaldo. Marmalado who? Non lo so io, è una cosa mia. Hai ragione, Mike. Dal tuo migliore amico. Non me lo sarei mai aspettato. Mike, se a qualcuno devi spaccare la faccia, quello sono io. Ti prego, Mike, colpisci. Colpisci duro. Rompimi anche il naso se necessario, ma dai, Mike! Non vale la pena. Eh no, Mike. Se te ne vai così, hai vinto. Ti prego, Mike, parliamone. Mike! Forse sì. Grazie, Mike. Grazie. Aiatia. Povero amore. Quel brutto. Brutto chi? Mike. Che è tornato? No, don't worry, è andato via. No, perché è andato via. Lo sai, quello? Quello è andato ad ammazzarsi, sono sicuro. No. Hai visto che faccia? Tu non conosco bene come io. Mike fa recitazione. Massimo va in un bar a pigliare una stronza. Eh? Una sbronza, vorrei dire. No, invece io ti dico che lui si va a suicidare. Ha già tentato 3 volte a causa di Jack. Ma io non ho mai amato Jack. E Jack per lui era soltanto un estraneo. Figurate adesso che sa che sono io, il suo migliore amico. Non me la perdonerà mai. Ma tu pensa solo a lui? Non pensa a me? Ma tu non ami me? E me lo chiedi? Io per te ho tradito Mike. Ma parli come se tu sposato con Mike. Tu non sposato con Mike. Ma tu sì.
Ma è tutto finito? Ma lui ti ama. Ma io non amavo più lui. Ma io sì. Oh, great. Ami Mike? Sì, nel senso... Allora non ami me? Ma tutti e due. Ma lui più di me? Dai, Marion, ma che ci mettiamo a fare questi discorsi? Ci mettiamo a fare i bambini? Chi ami di più? Chi vuoi più bene, a mamma o a papà? Quanti sacchi? Io ti amo da qui alla luna, dai. Ci mettiamo a pesare i sentimenti col bilancino. Non lo so chi ami di più. Chi ami di più, non lo so. Sono due cose diverse. Marion, dai, Marion, cerca di capire. Io e Mike abbiamo diviso pane e ideali, sentimenti. Abbiamo fatto il 68 insieme. Oh, please. Fate l'amore e non la guerra. Again. Mettete i fiori nei vostri cannoni. L'immaginazione al potere. Ce n'avamo tanti de slogan. Marion. Questo 68 hai rotto scapoli, sai? Sì, eppure li ha mogliati. Ora siamo 85. Sì, e gli altri 83 dove sono? Ma che fai, mi prendi in gita? Così dove andiamo a fare un picnic? No, è che a me... È che a me quando mi toccano il 68, oh... Marion. Dai, Marion, non fare così. Dico sul serio. Come potrei continuare ad amarti, a volerti bene, a vivere con te, col cadavere di Mike qui fra di noi? Non me la sento, ci devo pensare. Finirei per odiarmi, per disprezzarmi. A un certo punto finirei per disprezzare anche te. E cercherei ogni pretesto. Che so, anche gli spaghetti. Gli spaghetti? Sì, anche gli spaghetti. Sì, gli spaghetti. Sì, se la vuoi sapere, cara. Perché per un piatto di spaghetti cotti male, qui in Italia si può anche uccidere. Diventerei cattivissimo, violento. Perché? Credi che non ne sarei capace? Hai visto come sono cattivo? Ma che fai? Meni tu. Stai cercando una scusa per litigare? Sì, certo. Non hai bisogno. Ai, il naso! Spaghetti crudi fanno male, mannaggia. Marion, ma che fai? Vieni qua. Oh. Oh. Marion! Dai, Marion, non fare così. Vai via! Dai! Chiedo! Marion, esci! Vedete. Vai a mangiare i pari e se sei stato con cadaveri di mai! Dai! Chiedo! Non voglio vedere di mai più! Brutto sbrozzo! No, amore, stronzo! Stronzo, devi dire. Tre forti. Di che cosa? Quello che vuole lei, tanto io sono a stemmio. Bene. Ruta. Mirtil. E pera. Ehi, hey, Arturo. Ah, Mike. Ti stavo scrivendo una lettera. A me? Mm-hmm. E come avresti concluso? Fraterni cazzotti, tuo affezionatissimo Mike. I'm sorry, ti ho fatto male? No, anzi, mi ha chiarito le idee e mi ha aiutato a capire. Anch'io ho capito, sai? Io ho capito che Mike, forse, perché può succedere, ma nessun amore si costruisce sulle disgrazie right. di un altro. E tu che hai capito? La stessa cosa, Arturo. Vedi? Quando si è veramente amici si capiscono le stesse cose. E io ho capito che noi siamo veramente amici. Anch'io ho capito questo, Arturo. Mm? È per questo, Mike, che io con Marion ho chiuso. Io ho capito che Marion è tua. No, sì, no, sì, no, sì, no, sì. No, no, Marion no, è tua. Arturo, Marion sì, è tua. No, allora non ho capito. Ho capito di aver agito come un ragazzo viziato.
No, scusa, non mi capì, Mike. Io stasera sono un po' sullo stronzo, sullo sbronzo. Ho bevuto tre forti di non so che cosa. Well, in fondo è molto semplice. Ho capito che Marion ama te e ho capito anche che tu ami lei. You get it? Vabbè, ma mi pareva di avere capito che anche tu sei ancora innamorato di Marion. No, io ho capito che si trattava solo di orgoglio ferito, di un capriccio. You understand? Capito? Ho capito. Tu lo fai per me. Rinuncia a lei per amicizia, eh? No. Allora tu non hai capito. Non ho capito. Io voglio bene a Marion, ma ho capito che tra noi è finita. E ho capito che l'ho delusa e che soltanto con te potrà essere felice. Finalmente ho capito che tu sei l'uomo di cui lei ha bisogno. I finally understand everything. All right, Arturo, go on. Vai da lei e falle capire tutto questo. Sì, sì, Mike, ma scusa, ma fammi capire. Io, con tutte queste cose che abbiamo capito, ho la sensazione di non averci capito un cavolo. Ah. Cioè, scusa, se ho ben capito, te ed io non avevamo capito niente. Mi pareva di aver capito, vedi? Ciao, Arturo. Ciao. Ready, right. Mike, I've got the tickets. I biglietti. Mike, ma... Sto partendo con lei, Arturo. Ah, con Michela. Si chiama Michela? Sì, tu scherza. Non è mica la prima volta che vai via con una ragazza di cui neanche sai il nome. A rose is a rose, by any other name, still smells as sweet. Sì. Hai visto quante cose carine mi sa dire? Ciao, Arturo. Ciao. Ho dato retta al tuo consiglio. Ho capito tante cose. Lascia perdere Michela, non me di niente che per oggi ho capito abbastanza, ho fatto il pieno. Ciao. Ciao, my old buddy. Ciao, Mike. Stai bene. Arrivederci. Buon viaggio. Siate felici. Anche voi, Arthur. E noi chi? Ciao. Ciao. Come partita? Se 10 minuti fa stava ancora qua. 10 minuti fa? Ma 5 minuti fa è partita. Come così? Senza neanche il tempo di decidere. Il tempo di riflettere. È partita. E se poi uno ci ripensa? Partito. No, io la devo ritrovare. Io la devo ritrovare. E adesso come faccio? Corritele appresso, dottore. Dottor, che sta? Ma che succede? Niente, Cicci, niente. Niente, gente che va, gente che viene.
minutes, Lynn Dawson. 7-7 tie, 6:57 time remaining in the first half in Cleveland. Pass to Reading. Under pressure, prepped and complete. Tommy. Arturo! Cosa cavolo ci fai tu qui a New York, eh? No, 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 alto, 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 un momento. Ma vogliamo veramente finire così? O, come in tutte le commedie brillanti che si rispettano, preferite un lieto fine, eh? Vogliamo vedere come va a finire? Andiamo avanti? Ok. Dai, entra! Raccontami tutto, ok? Che è successo? Mike, I'm destroyed, finished. She left me. Chi? Marion. No, 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 Arturo, per favore, non dire queste cose, non essere ridicolo. Ah, è così che mi ringrazi? No, no, è così che mi aiuti dopo tutto quello che io ho fatto per te, Mike? Sei tu che devi aiutare me, perché io posso consolare il mio migliore amico innamorato della mia ex moglie, ma non posso certo consolare la mia ex moglie innamorata del mio migliore amico. Indovina un po' chi c'è qui. Michela? Ciao. Ciao. Veditela da solo, ok?